Grazie Presidente. Sicuramente mi ripeterò perché hanno spiegato meglio di me anche i colleghi che mi hanno preceduto, ma penso che più voci rafforzino un messaggio importante come quello di oggi, Sottosegretario, perché parlare di sclerosi laterale amiotrofica è certamente un tema non dei più empatici. Tante volte ho incontrato colleghi che si girano dall'altra parte, che preferiscono non sentire, non sapere, e invece è compito della politica proprio tenere i riflettori accesi anche su tematiche che altri non reputano prioritarie. È una malattia rara, complessa, progressiva, che, come è stato già detto, purtroppo può portare alla completa immobilità di chi ne è affetto, porta all'incapacità di masticare, di deglutire, di respirare. Le persone affette da SLA necessitano sicuramente di un ampio spettro di servizi assistenziali e di cura, ma non ultimo di un supporto emotivo che spesso viene sottovalutato. Le persone con la SLA, soprattutto anche in stato avanzato, non perdono, come è stato già detto, la loro capacità cognitiva. Sono sempre più prigionieri in un corpo che diventa immobile. Ecco, temi come questi dovrebbero obbligare tutti noi a riflettere su quanto noi esseri umani, in quanto tali, siamo fragili, a prescindere da come ci chiamiamo, a prescindere dalla nostra posizione sociale. Non esistono, è vero, terapie risolutive per questa patologia, però ci sono dei farmaci capaci di rallentarne il percorso. L'obiettivo principale, soprattutto di prendersi cura di un malato di SLA, è quello di migliorarne per quanto possibile proprio la qualità di vita. E in questo hanno un ruolo fondamentale le famiglie che sono troppo spesso sole di fronte a una malattia devastante, si trovano a dover affrontare delle spese difficilmente sostenibili, come è stato già detto, e non basta aumentare, ecco, il fondo per le non autosufficienze. È certamente importante, ma le procedure sono così complesse, rallentate, e ora che i beneficiari riescano davvero a toccare questi fondi, le famiglie ad ottenere delle risorse preziose che gli permettono di respirare, passa tempo. E se c'è una cosa che le persone malate di SLA non hanno a sufficienza, è proprio il tempo. L'ha detto bene prima di me la collega Bellucci, lo ha ricordato bene anche il collega Dall'Osso in un intervento di pochi giorni fa. L'aspettativa di vita media è dai 3 ai 5 anni. Non possono aspettare i tempi della politica, servono risposte, oltre che concrete, rapide. Questo è un tema certamente già ampiamente annunciato, su tante cose la gente vuole risposte rapide, però queste persone non hanno tempo ed è su questo che io vi invito a riflettere. La possibilità di rimanere all'interno della propria famiglia per le persone malate di SLA è un aspetto centrale e decisivo. Per questi pazienti rappresenta anche e soprattutto una sorta di tranquillità, se così la vogliamo chiamare. Ecco, si è toccato il tema dei caregiver familiari, è vero, non ci si spiega come mai ancora oggi non ci sia stata l'approvazione della legge che si è arenata al Senato, e approfitto di questo momento per fare un appello ai colleghi senatori di maggioranza e opposizione affinché possano trovare velocemente anche nelle prossime settimane un accordo su un testo condiviso che possa avviare l'iter parlamentare garantendo l'approvazione di questa legge possibilmente entro l'anno. È stato sì rinnovato il fondo dei caregiver per un altro triennio, ma non basta. Sono tutte misure che purtroppo non bastano e non danno le risposte che servono a queste famiglie, persone che rinunciano alla propria vita, perché ricordiamolo chi sono i caregiver familiari, sono quei familiari che rinunciano alla propria vita, alle proprie ambizioni per dedicarsi alla vita degli altri, dei familiari cari. Non si vedono riconoscere dignità, riconoscimento del profilo economico, lavorativo, previdenziale, formativo, sanitario e sociale. Dobbiamo cercare di scongiurare il rischio, purtroppo incombente, che i caregiver si trovino ad agire in assenza dello Stato, caricandosi proprio sulle proprie spalle tutto il peso dell'assistenza.
C'è anche un tassello che va attenzionato. Avete mai pensato anche a quelle persone che sono sole? Che non hanno il famoso caregiver, sono sole, non hanno famiglia, non ci sono nemmeno le strutture adeguate per accogliere le persone con patologie così gravi come quella della SLA. Forse si potrebbe potenziare, cogliere l'occasione per potenziare, rinforzare e dare finalmente anche luce alla legge 112 del 2016, la così più nota dopo di noi. Noi chiediamo con questa mozione di centrodestra, a prima firma della collega Lazzarini, che ringrazio anche personalmente, degli interventi puntuali, a partire certamente sì dal fondo per le non autosufficienze, ma soprattutto di istituire un fondo a sostegno per i malati di sclerosi laterale amiotrofica. Mai come in questo momento adesso è importante. Riconosce la figura dei caregiver, come ho detto poco fa, ma soprattutto anche una... Soprattutto vista la particolare situazione emergenziale che stiamo vivendo, anche di coinvolgere e di garantire tutte le prestazioni, compresa l'assistenza domiciliare, affinché siano potenziate e semplificate, riducendo quello che in questo momento conta, la burocrazia a carico del paziente e della famiglia. Serve coinvolgere anche in modo permanente le associazioni dei pazienti ai tavoli istituzionali, che sono, chi meglio di loro, delle sentinelle davvero vere, attente ai problemi quotidiani di queste persone. E infine, ultimo ma non meno importante, la ricerca ha un ruolo decisivo per queste persone e per tutta una serie di elenco di patologie e di malattie rare. La ricerca... non va, come dire, vista come una spesa, ma come un importante, preziosissimo investimento per il futuro. Questa malattia è come una bomba d'orologeria, serve agire velocemente, lo abbiamo detto. Io sono di quelle che dice alla gente: non mollate, abbiate fiducia, abbiate fede, siate positivi, ma confesso di avere grande difficoltà. Perché se la politica non è la prima che reagisce, che ascolta e che interviene rapidamente, come posso io dire alla gente: non mollare, abbi fede, abbi fiducia? Allora io concludo, Presidente, invitando il sottosegretario, facendo un appello personale, affinché questa mozione, gli impegni assunti da questa mozione e dalle altre, non siano i tanti, come purtroppo ahimè, tanti impegni finiti in un cassetto. Dategli luce, dategli concretezza, e non lasciate che un problema tocchi personalmente prima di accorgerci di quanto è importante. Grazie Presidente, ho concluso. Brava.